Buongiorno. Penso che l'espressione pestare l'acqua in un mortaio si adatti molto bene alla filosofia, la quale sviluppa ragionamenti apparentemente perfetti, o comunque, anche se perfetti, incidono pochissimo, hanno inciso pochissimo nel reale sviluppo dell'umanità, non in senso economico, non in senso del benessere, del progredire sul piano della costruzione sociale, come dire, accomodante, ma sul piano dell'essenza stessa dell'essere umano, della sua capacità di porsi davvero di fronte alla realtà in modo ragionevole. Ora, il secolo XVII, il secolo della ragione, gli illuministi, e l'ansia di razionalità non hanno prodotto quegli effetti incisivi nella società. Probabilmente inevitabile, perché cioè i gruppi sociali si dibattono in contraddizioni continue, cioè vorrebbero il regno della libertà e anche quello della ragione, vorrebbero il regno della giustizia ma anche quello della convenienza. Quindi conciliare questi opposti è estremamente difficile. Non può farlo la filosofia, perché non incide più di tanto sul tessuto sociale, non lo fa la politica per opportunismo, perché non ha la convenienza a contraddire oggi le aspirazioni, le richieste che vengono dalle masse. Quindi il risultato è che tutto questo sviluppo cosiddetto democratico ha creato una società molto confusa, molto contraddittoria e sicuramente non giusta. Sicuramente non giusta. Tutto questo nasce da lontano. Le evidenti contraddizioni tra la pretesa di unificare critica e filosofia, per esempio, dell'ermeneutica dell'arte e dell'estetica, che si vuole nasca dall'intuizione. Cioè, da un lato noi diciamo che l'artista crea attraverso, spinto dall'intuizione, dall'altro però vogliamo codificare questa intuizione e dare delle ragioni logiche. Quindi è già una aperta contraddizione. Cioè, la filosofia entra a gamba tesa nella storia dell'arte e crea dei, a mio parere, crea dei disastri, dei disastri immani che noi vediamo oggi, ma nascono da lontano. Rousseau scrisse che durante un concorso bandito dall'Accademia di Dijon fu colto da un'ispirazione improvvisa. Egli si rese conto che il regno del volere era separato dal regno del sapere. Cioè, in altre parole, il potere si sviluppa benissimo anche con un modesto sapere, perché la gestione di quelle che sono le esigenze delle masse non ha bisogno di una grande esperienza sul piano filosofico, ma piuttosto di un forte opportunismo, di una forte capacità di adattamento e soprattutto nel vedere quegli aspetti che in realtà poi costruiscono il castello del potere.
Questo avviene a tutti i livelli, incluso il mondo dell'arte, il cosiddetto sistema dell'arte, che prescinde dal sapere. Questo è un dato di fatto che chiunque può benissimo constatare. Ora, la cultura spirituale non si concilia con la ragione, così come l'intuizione non si concilia con la creazione, la spiritualità non si concilia con la ragione, perché nonostante le tesi di Tommaso d'Aquino, che faceva coinvolgere razionalità e fede, era una costruzione filosofica estremamente intelligente, ma forse non aderente alla realtà, non una logica costruita, non una logica reale, perché la spiritualità è un qualcosa, un sentimento spontaneo che si nutre di, per esempio, di solitudine, di riflessione, si nutre di tante cose e sicuramente non è basata sulla ragione. Ora, siccome noi viviamo in un'epoca di rumori e di masse e di pressioni, basta vedere le città, cioè oggi giustamente, per fortuna vorrei dire, i giovani si sono adattati, lì si accusa di assembramento, ma assembramento in qualche misura è inevitabile, visto che siamo 7 miliardi e mezzo. Qualunque immagine della città che venga rappresentata in televisione, eccetera, si vedono sempre masse enormi di persone che camminano per strada. E quindi l'assembramento è un dato di fatto a cui, in un certo senso, è bene che le masse si abituino, perché sarà sempre più impellente, sarà sempre più presente nella società. Ecco. Quindi colmiamo di onori, Rousseau dice ancora a proposito dello spirituale, colmiamo di onori realtà nocive, scrive Rousseau, e disprezziamo la virtù. Ora, noi abbiamo superato questo stadio, ormai la virtù proprio non esiste più, è un qualcosa, è una parola che a cui non corrisponde nulla nella contemporaneità. Questo è un dato di fatto. La virtù va bene per gli umoristi, quindi figuriamoci, questa cosa non è più sicuramente attuale. Ecco, la civiltà si sviluppa spinta da una cieca necessità. Tutto è inglobato nella sfera dell'economico, che tracima nel superfluo. Tracima nel superfluo, e paradossalmente l'arte rientra in questo superfluo. L'arte rientra in questo superfluo, è un aspetto che potrebbe essere positivo, ma non lo è, vista la deriva dell'arte, la deriva dell'estetica, e quindi il concetto di arte, il sostantivo arte, ha mutato significato, anche se viene usato come se effettivamente corrispondesse a una reattività, a una realtà ex ante, cioè di prima, che oggi non c'è più. Ecco. Per certi versi Rousseau anticipa Kant, ma entrambi hanno influito ben poco sulla società, sullo sviluppo civile, perché le loro teorie, i loro discorsi si sono arenati di fronte al cinismo e all'istinto animale che in realtà domina le masse, così come ai tempi dei trogloditi, oggi molto più sofisticato, molto meno visibile, è tutto molto più articolato. Praticamente, se è vero che in qualche misura il sapere nutre l'intelligenza, è anche vero che fornisce all'intelligenza gli strumenti per dare una logica alle proprie azioni, anche quando sono assolutamente sbagliate. Sono azioni di depravazione, eccetera. Ecco che il sapere
dà una giustificazione, spiega, mettendo tutto sotto la voce libertà. Ecco, questo è l'apritisesimo della civiltà contemporanea. È un'illusione, perché chiaramente la libertà è estremamente difficile da ottenere, anche per una questione, come dicevamo prima, di masse enorme, assembrate, che occupano le città, confondono rumori, urla, eccetera, e quindi una libertà un po' inquinata, quantomeno, no? E però, ecco, c'è questo mito, questa cosa della libertà che resta nella logica. E quindi fornisce il sapere all'intelligenza gli strumenti per giustificare quello che dovrebbe essere difficilmente giustificabile, se noi ci abbandonassimo semplicemente all'essenza di quello che stiamo esaminando. Ecco, la critica e la filosofia dell'arte si nutrono di retorica rivoluzionaria fin dall'inizio, che più però questa retorica si riduce poi a chiacchiere da salotto, prima aristocratici, poi borghesi. Cioè l'arte non è, per quanto si voglia far credere, non è un qualcosa che attiene alle masse. Le masse sono assolutamente estranee all'arte, e anche quando affollano i musei indotte dalla pubblicità e marketing, dalla televisione, in realtà temo realizzino ben poco di quello che vedono. E quindi la filosofia, ieri come oggi, non esprime concetti precisi, ma si affida a narrazioni che spesso collidono con la realtà di un fenomeno, di una fenomenologia sociale che non è mai guidata dalla ragione. Cioè le masse non sono mai guidate dalla ragione, sono guidate dalla necessità, dall'istinto, dall'aspetto ludico. Questo è, cioè, il consumismo, che cos'è? È l'aspetto ludico della contemporaneità, incoraggiata dal capitale, perché chiaramente il consumismo incrementa la produzione, incrementa il consumo in un circolo che io oserei definire vizioso. È vero che non abbiamo ancora scoperto sistemi diversi di economia e di società che prescinda dai consumi compulsivi, ma questo non è detto che sia un bene, anche se non abbiamo risolto i problemi, non è che dobbiamo pensare che questi problemi non esistano. Ecco, sembra, quando si parla di queste cose, di arte affidata alla filosofia, viene in mente l'aneddoto che usa Voltaire, cioè la pretesa di affidare ad un cieco la descrizione del colore, e credo che questo sia abbastanza difficile, però è quello che avviene nella critica d'arte, che pretende di spiegare cose che forse neanche capisce, perché non è che non tutte le cose, ecco, questo è un punto secondo me importante, non tutto è affidato solo all'intelligenza. Se noi pensiamo che l'artista crea tramite l'intuizione, dobbiamo anche immaginare che ti possa avere un pensiero. Cioè Rousseau, come altri filosofi, hanno per così dire sviluppato la loro filosofia attraverso la ragione, ma anche attraverso l'intuizione, determinati momenti in cui si hanno come dei flash su aspetti della realtà che magari la riflessione non era stata sufficiente a chiarire. Questo è un punto. Quindi noi procediamo e vogliamo inglobare tutto, vogliamo spiegare tutto, in realtà procediamo abbastanza al buio e per tentativi che comportano molti fallimenti. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono, e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.